scuola da parecchi anni e collaboro ai lavori della Casa dei Beni Comuni, ma questa sera sono qui per fare gli onori di casa. Il dirigente scolastico Michele Sardo è impegnato altrimenti, e anche lui come i colleghi si fa lavoro anche al sabato, e appunto mi ha detto di portare il suo saluto, di ringraziarvi per essere qui e di dire solo due parole sulla scuola, non tanto su questa scuola quanto sulla scuola in generale. Io credo che non sia un caso se i primi due incontri del progetto Rovesci Diritti si sono svolti, l'altro nella Romagna di Mitti Segato e questo secondo qui nell'Aula Magna del Catullo. Non so se è un caso o meno, comunque ne sono molto contenta. Questo probabilmente è dovuto al fatto che in effetti c'è un'endemica mancanza di spazi dove trovarsi e parlare, poi sabato ci sono tante iniziative, quindi può capitare. Ma è anche vero che la scuola sta diventando sempre più un luogo dove vanno a parare una serie di richieste che forse la società non riesce più tanto a rispondere. Nello smantellamento dello Stato sociale che da anni viene attuato in tutte le forme più o meno esplicite, la scuola sicuramente, essendo uno dei luoghi dello Stato sociale, la scuola è colpita profondamente. Non voglio ancora dire a morte perché altrimenti dovrei morire anch'io, però insomma, classi sempre numerose, insegnanti con docenti sempre più esiguo, insegnanti di sostegno che calano, il mio istituto professionale mi assicuro che si sente tantissimo. La scuola fa sempre più fatica a lavorare, eppure continua a lavorare perché recepisce una serie di domande alle quali in qualche maniera continua a cercare delle risposte. Perché recepisce queste domande? Perché la scuola, secondo me, ha una particolarità che sta diventando una rarità. È un luogo dove ancora si parla, è un luogo dove ancora, volenti o nolenti, non si comunica per SMS, non si comunica per Facebook, non si comunica per WhatsApp, ma si comunica corpo a corpo, che sicuro che delle volte è veramente un corpo a corpo quello con gli studenti, tutti i giorni, quotidianamente. E forse l'attacco alla scuola non è un caso, visto che è un luogo dove si parla, è bene accettarlo il più possibile, mi chiedo, poi magari anche da complottista che lascio il tempo che trovo. Per cui io sono ben contenta invece che in questi luoghi si parli sempre di più, si parli la mattina in orario scolastico, spero che riusciremo a fare delle iniziative anche in quell'orario, quindi coinvolgendo di quei ragazzi che il sabato sera hanno altro da fare, e sono ben contenta appunto di avere qui tutti voi, ringrazio anche gli organizzatori, il sindaco e i consiglieri che ci sono, e di avervi qui. A questo punto lascio la parola a Valentina Riolon della Casa dei Beni Comuni, che credo condurrà un poco questo incontro, Guido Mattera, un bel benvenuto all'avvocato Rotelli che ha dato la sua disponibilità, è arrivato da ben lontano a parlarci, e a Lorenzo Bobo, sempre della Casa dei Beni Comuni. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio tutti di essere qui, soprattutto perché chi ha visto il primo appuntamento si è reso conto anche della differenza di tipologia che abbiamo utilizzato in questo percorso, si chiama Rovesci Diritti. Primo appuntamento si iniziava con la musica, c'era Giuseppe del Circolo Tindelico qui in sala, ringrazio per l'ottimo lavoro che stanno facendo nella loro città e anche nella nostra città. E abbiamo spiegato un'esperienza, abbiamo intanto tentato di aprire un piccolo varco culturale su un dibattito che vogliamo essere il più condiviso possibile. Faccio questa brevissima introduzione anche per lanciare un piccolo primo sasso, dopodiché lascerò lo spazio a chi lo merita sicuramente più di me, per dire una cosa semplice. Questo percorso si chiama Rovesci Diritti, l'abbiamo chiamato così con un gioco di parole perché il nostro obiettivo è diviso in due parti di questo progetto, rovesciare i pregiudizi e ampliare i diritti. Se nel primo appuntamento abbiamo cercato intanto di rompere magari il fatto che su Belluno difficilmente si parli di
di sessualità e di omosessualità anche in occasioni pubbliche. In questo, e mi fa piacere vedere molti amministratori, molti tecnici, molti avvocati, questo per noi è già un ottimo risultato di questo incontro, è quello di ampliare i diritti. Per noi è fondamentale, una priorità naturale, quella di voler vedere riconosciuti i diritti di tutti i cittadini di fronte alle proprie istituzioni. Crediamo, e questo è il nostro punto di vista, tra virgolette, politico, che in questa fase dove la politica non riesce, su scala nazionale, non riesce a interpretare questo tipo di spinta e questo tipo di volontà che è trasversale in tutta la popolazione, crediamo che il primo compito spetti agli enti di prossimità, quali sono i comuni. Piccoli passi si possono fare da subito. Un esempio è qui di fronte a me, e ringrazio il sindaco Di Vodo di essere venuto, a cui chiedo poi di intervenire. Oggi vogliamo, e per questo che abbiamo qui un grandissimo avvocato come Antonio Rotelli, che di questa questione se ne occupa, visto che sta collaborando con l'avvocatura LGBT e Rete Life, con numerose iniziative sia istituzionali che non, aprire questo dibattito su Belluno. Su Belluno, intesa come provincia, come territorio esteso, e per questo abbiamo invitato più amministratori a essere qui. Agli amministratori chiediamo di rispondere a questa volontà, che non è nostra, non è figlia di una necessità personale, ma è figlia di una necessità sociale e culturale. Per questo diciamo oggi in anteprima che proponiamo al sindaco di Belluno una collaborazione in questo senso per trovare forme di attuazione di questo percorso sulla scala bellunese e comunale. Siamo anche coscienti del fatto che se l'amministrazione non si troverà una formula di lavoro immediata su questo tema, abbiamo e lanciamo oggi la proposta di un'iniziativa di delibera popolare. Una proposta che molti di voi sanno essere praticabile, è una delibera che viene dalla città verso il Consiglio Comunale, che impone al Consiglio Comunale una discussione, e in questo senso magari libererebbe anche dal dibattito maggioranza-minoranza un tema così condiviso, così trasversale come quello del riconoscimento, dell'allargamento dei diritti. In questo senso invito anche gli amministratori presenti a esprimere una posizione, perché il lavoro che stiamo cercando di fare è un lavoro che vuole avere un risultato. Il nostro obiettivo è che in questo territorio tutti si sentano cittadini. Speriamo che questo percorso passi anche da qui oggi. Vi ringrazio tutti. Allora, iniziamo subito a ringraziare Antonio, ti ringrazio molto di essere venuto a Belluno, e ormai credo che già sapete tutti di che rete fa parte, è presidente dell'Avvocatura dei diritti LGBT Rete Lanford, una rete che sta facendo un grande lavoro sia appunto nel campo del riconoscimento delle coppie di fatto e della famiglia anagrafica, che diciamo appunto nei diritti omosessuali e LGBTI. Io inizierei subito con il chiederti quali modalità sono state attuate in Italia, diciamo a che punto siamo con il riconoscimento delle coppie di fatto, come si può mettere in atto il riconoscimento. Non so, volete che parli col microfono o anche senza? Non so se in fondo si sente, direi di utilizzare il microfono. Spegniamolo. Allora, intanto grazie per avermi invitato, e per me è un onore essere qua. Sono contento del modo con cui mi avete presentato. E sono presidente dell'associazione appunto Avvocatura per i diritti LGBT, dove l'acronimo sta per lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali. Il sito dell'associazione è www.retelefono.it. Questa rete raccoglie avvocati, ma anche altri professionisti che per lavoro si occupano di diritto, quindi magari professori universitari, economisti, ed è dedicata a
questo signore Lenford, che era un attivista per i diritti delle persone LGBT in Giamaica, e che nel 2005, nel corso di un furto subito in casa, i ladri si accorsero che era una persona omosessuale e lo fucilarono in maniera molto barbara. Quindi ci è sembrata una bella cosa dedicare questa rete alla sua memoria, e per noi è uno stimolo ad impegnarci con particolare attenzione. E la nostra è un'associazione senza scopo di lucro, ci tengo a dirlo, per cui dedichiamo all'associazione il nostro tempo libero. E siamo assolutamente impegnati per favorire la conoscenza di una realtà, che è quella del mondo delle persone omosessuali, transessuali e intersessuali, e per riuscire anche nel nostro paese ad affermare la piena cittadinanza in termini anche di diritti di queste persone. Noi abbiamo intrapreso diverse esperienze nel corso della nostra vita associativa. Ne vorrei citare soltanto una perché si lega al nostro tema, che è una campagna chiamata di affermazione civile, consistita nella richiesta da parte di circa 23 o 24 coppie in tutta Italia, coppie formate da persone dello stesso sesso, richiesta di pubblicazioni matrimoniali. A seguito del rifiuto delle pubblicazioni da parte dei comuni, abbiamo impugnato il rifiuto davanti ai tribunali e quindi abbiamo portato avanti dei procedimenti giudiziari che diciamo fortunatamente sono approdati quasi subito davanti alla Corte Costituzionale. Ben quattro sono arrivati in Corte Costituzionale attraverso il meccanismo della rimessione da parte dei giudici, perché nel nostro ordinamento, lo ricordo a me stesso, il cittadino non può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. E abbiamo ottenuto la prima sentenza su questo tema da parte della Corte Costituzionale, la sentenza 138 del 2010, la quale ha detto delle cose molto importanti. La domanda che viene rivolta ai giudici è incostituzionale negare, anzi sono incostituzionali quelle norme del codice civile che, lette tutte insieme in maniera organica, sono 4 o 5, laddove utilizzano l'espressione marito e moglie, rimandano l'idea del matrimonio come un'unione soltanto tra un uomo e una donna, quindi escludendo le coppie dello stesso sesso. La Corte, sintetizzo molto, ha detto no, non è costituzionale, perché l'articolo 29, se ne facciamo facendone una lettura originalista, cioè pensando a quello che i padri costituenti volevano effettivamente dire quando l'hanno scritta, di sicuro ricomprende le coppie eterosessuali, cioè formate da persone di sesso diverso, che possono sposarsi, ma il legislatore non ha un obbligo di ammettere al matrimonio anche le coppie dello stesso sesso. In questo modo sto intendendo che se con legge lo facesse, comunque si rientrerebbe all'interno della protezione dell'articolo 29. Ma la cosa più importante che ha detto, almeno in quella sentenza, è che le coppie formate da persone dello stesso sesso hanno un diritto fondamentale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, a vedersi riconosciuti diritti e doveri da parte del Parlamento con una legislazione organica. Ora, io ho messo in fila tante parole, sembra una cosa facile, in realtà sono concetti abbastanza pregni di significato dal punto di vista giuridico, densi. Intanto il diritto fondamentale, per cui vuol dire che vi è una dignità della coppia formata per lo stesso sesso che travalica il mero aspetto, diciamo così, interindividuale, che i due scelgono di stare insieme, acquista un aspetto anche, un'importanza, una rilevanza sociale che lo Stato è tenuto a riconoscere e a tutelare, perché ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, appunto, questa è una di quelle forme, una di quelle istituzioni all'interno delle quali la coppia, la famiglia, la persona realizza se stessa. E come tale
la regolamentazione che deve essere assicurata non è quella, diciamo così, di indiana memoria dei dedico delle lettere raccomandate per segnalare che due persone stanno insieme, ma c'è bisogno che lo Stato si attivi anche con delle procedure pubbliche senza timore che si possano creare, per esempio, matrimoni di serie A o serie B, come si diceva nel 2006, quando questo dibattito è stato molto a lungo portato avanti sui giornali. Per cui la Corte ha poi fatto un monito al Parlamento perché intervenga, anche detto scelga il Parlamento i termini dell'intervento, le modalità dell'intervento e anche quando intervenire. Non più tardi di una settimana fa il Presidente della Corte Costituzionale nel suo discorso di apertura dell'anno giudiziario per quanto riguarda la Corte Costituzionale ha ricordato questo monito al Parlamento perché dal 2010 ad oggi non è ancora intervenuto. Ecco, quella esperienza di affermazione civile di cui sto parlando è ancora in itinere perché ovviamente comunque il risultato ottenuto in Corte Costituzionale non ci soddisfa. In questi giorni stiamo depositando in Cassazione due di questi ricorsi perché ora si sono esauriti tutti gli appelli delle corti in giro per l'Italia e due di questi li portiamo in Cassazione e se non dovesse andare bene andremo davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani. C'è però un'altra cosa importante che voglio dire per completare il discorso su questa panoramica generale sulle coppie dello stesso sesso e il loro diritto fondamentale a costituire una famiglia è che c'è stato un altro procedimento giudiziario molto importante che è arrivato in Cassazione, lo abbiamo seguito sempre noi, che riguardava la trascrizione in Italia di un matrimonio contratto all'estero da parte di due cittadini italiani. La Corte di Cassazione lo scorso anno, con la sentenza, una sentenza di marzo, di cui adesso non ricordo il numero perché è di cinque cifre, ha detto una cosa importantissima, richiamandosi ad una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, in sigla CEDU, la quale nel 2010, sentenza Schalk & Kopf contro Austria, aveva riconosciuto per la prima volta la CEDU che l'esperienza di coppia di due persone dello stesso sesso costituisce un'esperienza di tipo familiare e per cui facendo un revirement della sua giurisprudenza per la prima volta ha deciso di inserire la protezione delle famiglie dello stesso sesso all'interno dell'articolo della Convenzione che protegge le esperienze di vita privata e familiare. Fino a quel momento la Corte ha sempre tutelato questa esperienza come tutela della vita privata di due persone. Da quel momento ha detto da oggi per me è esperienza di vita familiare, quindi tutela di vita familiare, perché non riscontro differenze nei fatti tra le famiglie eterosessuali e le famiglie omosessuali. Comunque in quel caso la Corte non ha sancito nei confronti dell'Austria il diritto di questa coppia di sposarsi perché nel frattempo era accaduto che l'Austria aveva adottato una legislazione in materia di riconoscimento di diritti alle coppie dello stesso sesso, per cui la CEDU ha dismesso il caso dicendo lo Stato ha fatto una scelta, ha comunque assicurato i diritti, il contenuto dei diritti di quell'istituto austriaco è identico al matrimonio ma ha un nome diverso e quindi dice secondo me non c'è più la materia del contendere, eventualmente ricomincerete il procedimento in Austria, in vari gradi di giudizio ritornerete alla Corte Europea del Nuovo. La Cassazione, basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale, basandosi su questa sentenza della CEDU del 2010, ha detto che, e per la prima volta anche questo, il matrimonio contratto all'estero da una coppia di formata da persone dello stesso sesso è un matrimonio perfettamente valido, soltanto che non può avere effetti in Italia in quanto non è possibile trascriverlo, perché manca in Italia un
una legge che consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e quindi la trascrizione. Quindi è valido, ma non si può trascrivere. E aggiunge ancora, poiché non ci sono differenze nella vita di coppia, il progetto di vita insieme di due persone dello stesso sesso e due di sesso differente, è necessario che lo Stato assicuri la stessa tutela a queste due formazioni sociali. Fino a quando il legislatore non interverrà, i giudici, i tribunali possono ricevere da parte delle coppie dello stesso sesso casi in cui viene richiesta la protezione, la tutela rispetto alla negazione di accesso a diritti che invece le coppie, le chiamo eterosessuali, coniugate, hanno. E è una pronuncia davvero importante, perché se da un lato ha negato la possibilità di trascrivere in Italia il matrimonio, per la prima volta ha cancellato un antico brocardo che ci portiamo dietro da mille anni, che inventato nella scuola dei giuristi bolognesi, proponeva come esempio tipico della inesistenza giuridica, che è, come dire, la cosa più grave che ci possa essere nell'ordinamento giuridico, c'è la nullità, per esempio, qualcosa che non può essere annullata, un'altra che è nulla, quando è inesistente vuol dire che proprio non ha nessuna rilevanza per il diritto. Ecco, la figura tipica era incarnata, era riconosciuta nel matrimonio tra due persone dello stesso sesso. La Cassazione fa piazza pulita di questo brocardo, di questa tradizione millenaria, e dice no, quel matrimonio è valido, solo che c'è un gap per cui in Italia non possiamo trascriverlo. Però attenzione, questo ha aperto la porta a delle conseguenze molto importanti. Perché? Perché se non lo puoi trascrivere, però non vuol dire che non possa avere degli effetti quel matrimonio. Non potrà avere tutti gli effetti, non potrà avere il riconoscimento pieno di matrimonio, ma potrà sortire altri effetti. E in effetti è successo che un mese dopo il Tribunale di Reggio Emilia, dovendo decidere se rilasciare o meno una carta di soggiorno al marito extracomunitario di un cittadino italiano, il matrimonio celebrato evidentemente all'estero, ha detto che assolutamente sì, andava riconosciuta la carta di soggiorno come familiare, in quanto in questo caso il matrimonio c'era, il concetto di coniuge da applicare è quello che ci deriva dalle direttive comunitarie che disciplinano i ricongiungimenti familiari, eccetera, e quindi da allora ad oggi, dopo quella sentenza, tutte le questure d'Italia riconoscono alle coppie sposate all'estero in cui uno dei due partner sia non cittadino non dell'Unione Europea la carta di soggiorno in quanto familiare. Però non è soltanto questo l'ambito nel quale, come dire, questa lettura della Cassazione può trovare sprazio, espressione. Ci sono tanti altri diritti che evidentemente vanno prima richiesti al soggetto, all'ente che è tenuto a riconoscerli, e in caso di negazione si può ricorrere ai giudici. Permesso di ferie matrimoniali per potersi sposare, in questo momento sto seguendo esattamente un caso di questo tipo. Esistono anche in questo settore delle esperienze un po' risalenti, ma per esempio la regione Friuli Venezia Giulia, quando era governatore Illy, riconobbe il permesso di 15 giorni di ferie matrimoniali a un suo dipendente che in Belgio sposava il suo compagno e che lavorava presso la rappresentanza della regione Friuli in Belgio. Esistono altri casi, il caso che sto seguendo adesso invece riguarda un ministero, un dipendente di un ministero che si è sposato a New York esattamente un mese fa e ha già goduto delle ferie matrimoniali, però adesso ha inoltrato il certificato di matrimonio e siamo in attesa di sapere come si comporterà il l'ente e il datore di lavoro. Dopodiché, se la risposta sarà negativa, andremo in tribunale e non ho dubbi che i giudici riconosceranno il fatto che spetti questo diritto a quel lavoratore. Però questo è soltanto uno degli esempi, se ne possono fare tanti, dalla materia successoria, per quanto sia quella più complicata,
a quella fiscale, a quella di provvidenze sociali. Ho voluto fare questo inquadramento perché immaginate il mio discorso va un po' dal movimento dall'alto verso il basso, dalla parlare della famiglia matrimoniale, famiglia coniugata, che è l'obiettivo al quale vogliono arrivare le coppie dello stesso sesso e per il quale siamo impegnati, proprio perché il matrimonio stesso è definito diritto fondamentale dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze e poi diciamo in tutti gli ordinamenti che hanno una tradizione giuridica simile alla nostra e dove già si è arrivato ad aprire il matrimonio anche le coppie dello stesso sesso. Non può essere impedito a due persone solo in ragione di una condizione ascritta, qual è l'orientamento sessuale, la possibilità di accedere ad un istituto che è regolato dalla legge e costituisce un diritto fondamentale. Posto che, apro qui una parentesi, nonostante quello che si dica, anche all'interno delle coppie formate da persone dello stesso sesso vi sono esperienze di genitorialità, per cui non parliamo soltanto di un riconoscimento a due persone come famiglia, ma alle volte parliamo di un riconoscimento che include anche i figli nelle famiglie ricomposte, nei figli ottenuti facendo ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, in alcuni casi anche l'adozione, laddove è possibile, e via discorrendo. Aspettando che il legislatore però si muova prima che comunque la giurisprudenza, facendo applicazione della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, arrivi comunque alle conclusioni alle quali a mio avviso deve arrivare il legislatore, è evidente che ci sono altre esperienze di valorizzazione delle famiglie formate da persone dello stesso sesso e non solo, perché è evidente che finché non ci si può sposare parliamo di famiglie di fatto e l'esperienza delle famiglie di fatto non riguarda soltanto le coppie omosessuali ma riguarda anche le coppie eterosessuali e in questo contesto si scrive anche il concetto, diciamo, di famiglia anagrafica, che è ciò di cui oggi ci occupiamo. Ora, le famiglie di fatto, ve lo racconterò dopo, in realtà non sono un blocco monolitico, la famiglia di fatto, ma ci sono diverse fattispecie, diverse esperienze riprese all'interno di questa fattispecie o di questo gruppo. E per ognuna di esse, ciascuna fattispecie, è evidente, vanno approntate delle tutele o degli interventi differenziati e poi spiegherò perché. La famiglia anagrafica, ecco, è un concetto un po' più ristretto che ci deriva direttamente dalla legge sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. Qui ho dimenticato di scrivere il numero della legge, ma la legge del 1954, che è quella che contiene le regole fondamentali dell'ordinamento delle anagrafi, e che dice, mi fermo soltanto al primo rigo, in ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Scopo dell'anagrafe, o uno degli scopi dell'anagrafe, quello che a noi interessa oggi, è proprio quello di tenere un conto di tutte le persone che risiedono all'interno di un comune. E la legge, e in particolare questo regolamento, che è il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel 1989, contiene le regole su come deve essere organizzata l'anagrafe per tenere il conto delle persone che abitano, risiedono all'interno di un comune. Infatti l'articolo 1 di questo decreto, emanato sulla base di quella legge che ho richiamato prima, dice che l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze,
che hanno fissato nel comune la residenza, nonché quelli privi di domicilio, eccetera. Però sono tre qui i concetti che ci interessano: singole persone, famiglie e convivenze, in particolare per famiglie e convivenze che andremo a vedere. Per cui nell'anagrafe, l'anagrafe è organizzata in base a delle schede, ogni cittadino è iscritto in almeno due schede. Una è la scheda che contiene l'indicazione di ciascuno di noi come individuo e l'altra che lo raggruppa, lo ordina, lo divide in base al fatto che faccia parte di una convivenza o di una famiglia, convivenza anagrafica o famiglia anagrafica. E ora vedremo che anche la persona sola per la legge costituisce famiglia anagrafica. La definizione di famiglia anagrafica è all'articolo 4 di questo decreto. Dice questo articolo: agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Allora, all'interno di questo primo comma vediamo che è famiglia anagrafica la famiglia matrimoniale, la famiglia coniugale e i relativi gradi di parentela che si generano sulla base di un matrimonio, ma è famiglia anagrafica anche la coabitazione di due persone legate da vincoli affettivi. Quindi una relazione che trae origine ovviamente dall'affetto e in cui è presente la convivenza, la coabitazione, ma dove non c'è il vincolo matrimoniale o il vincolo di parentela. Sottolineo questa cosa, che famiglia anagrafica e coabitazione come termini giustapposti, perché in questi casi non possiamo parlare di convivenze ai fini della legge anagrafica, perché la convivenza anagrafica, lo abbiamo detto dopo, è concetto affatto diverso. Quindi l'elemento della coabitazione, in ragione o grazie o sulla base di vincoli affettivi, consente di classificare come famiglia anagrafica l'esperienza familiare di due persone che hanno un progetto di vita in comune. Per questo articolo anche una persona sola costituisce famiglia anagrafica, perché vi raccontavo prima che l'anagrafe è organizzata in base a schede, ciascuno deve avere due schede, quindi il legislatore ha scelto di inserire anche la persona singola nello schedario all'interno delle famiglie anagrafiche. La convivenza anagrafica, dicevo, è un concetto diverso perché è inteso come l'insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pene e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Allora, la differenza lo fa proprio la ragione della convivenza. Due o più persone che vivano, per esempio, in carcere o in un convento, o ancora tre anziani che decidono di vivere insieme, di coabitare per condividere le spese, o l'esperienza di un anziano che ha un assistente che coabiti. Queste sono tutte esperienze di convivenza anagrafica, non sono famiglia anagrafica. Qui può sussistere anche il legame affettivo tra le persone che coabitano, ma non è il legame affettivo quello che ha dato origine e che sostiene la convivenza. Le ragioni sono altre, sono diverse. Ecco, questa è una prima importante differenziazione, perché evidentemente anche solo per i limitati scopi anagrafici la legge dà riconosce una posizione differenziata e privilegiata alla famiglia anagrafica, alla famiglia fondata su vincoli affettivi, che giustappone alla famiglia coniugale, alla famiglia matrimoniale. I dati contenuti all'interno dei registri anagrafici, quindi le schede di famiglia e le schede di convivenza, danno poi la possibilità ai comuni di emettere i certificati di residenza, per esempio.
E nel momento in cui ci si iscrive all'anagrafe, evidentemente i soggetti che si iscrivono devono anche specificare la natura del rapporto che li tiene insieme. Fanno bene a farlo perché molti comuni per default vengono poi tutti inseriti nelle schede di convivenza anagrafica, anziché di famiglia anagrafica, se manca il vincolo di coniugio o di parentela. E i certificati, oltre a quelli soliti che conosciamo, possono essere anche altri, perché l'articolo 33 del regolamento dice che l'ufficiale di anagrafe, che è il sindaco, rilascia a chiunque ne faccia richiesta, ovviamente ho ricordato che è il sindaco, con il sindaco ovviamente si serve insomma del personale che lavora presso il comune, rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ancora, ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'articolo 35 che poi vedremo, può essere attestata o certificata qualora non vi siano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse dell'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco. Il comma 3 non lo leggo neanche perché, anche se ancora scritto, non ha più valore perché non è più efficace, come se fosse abrogato, perché la validità dei certificati adesso è regolamentato da altre leggi e non hanno più scadenze, tranne che non siano cambiati i contenuti, come dire, il certificato, se uno non abita più nello stesso immobile deve andare a fare un nuovo certificato, non vale quello che è stato rilasciato precedentemente, anche se prima di 2 mesi. Ma la cosa importante è il comma 2 che dice che può essere certificato tutto ciò che è scritto nella scheda dell'anagrafe, tranne ciò che è indicato all'articolo 35, che lo vediamo subito, e sono informazioni eventualmente raccolte sulla professione, sugli atti, mestieri, titoli di studio della persona. Questi non si possono certificare, ma non si possono certificare perché la finalità dell'anagrafe non è quella. Non so neanche se oggi vengano ancora raccolti questi dati, probabilmente in passato si faceva, però erano raccolti più a fini statistici, non di certificazione. Evidentemente il titolo di studio piuttosto che la professione viene certificato da altri soggetti in altri ambiti. Ma ecco, la cosa importante è che quando si rilascia un certificato di stato di famiglia si può anche indicare, il sindaco può ordinare che venga indicato che siamo in presenza di una famiglia affettiva, una famiglia d'amore, è stata chiamata in diversi modi nei comuni dove certificazioni di questo tipo vengono rilasciate, e che attesti l'esistenza di questa relazione. Ora qualcuno potrà dirmi, va bene, lo possiamo fare, ma a che serve? A che serve rilasciare queste certificazioni? Ma guardate, porto soltanto un esempio, poi questo argomento l'approfondiremo se avremo tempo. Qualche tempo fa la Corte Costituzionale ha dovuto affrontare il problema dell'adozione, oggi istituto riservato soltanto alle coppie sposate, e che prevede che perché si possa adottare due persone debbano essere sposate da almeno 3 anni. Almeno così sembrava dire la legge sull'adozione che è del 1984, e la 183 dell'88. E però un bel giorno una coppia ha cominciato un procedimento che è arrivato davanti alla Corte Costituzionale dicendo: ma noi abbiamo convissuto 15 anni prima di sposarci, per cui se quei 3 anni dalla celebrazione del matrimonio hanno la ratio giuridica in quella di assicurare che c'è già una stabilità della relazione prima di poter affidare e dare in adozione un figlio, evidentemente noi quella stabilità ce l'abbiamo già perché stavamo insieme da 15 anni. E i giudici effettivamente hanno detto che quella norma va letta, va interpretata nel senso che si può considerare anche il periodo di convivenza pregressa per provare la stabilità della relazione, purché la coppia sia in grado di provare che quella convivenza, quella coabitazione c'è stata. Allora, un certificato di questo tipo, per esempio, viene in soccorso di coppie sposate, quindi ben al di là del discorso che, come dire, spesso viene fatto, affrontato, relativo alle coppie formate da persone dello stesso sesso. In passato, quando non venivano utilizzate queste certificazioni, e alle volte ancora oggi, ci sono coppie che non sono ancora sposate, coabitano, vanno dal notaio
a fare un atto pubblico nel quale dichiarano che coabitano, così si tengono questa carta in futuro dovessero averne bisogno, appunto in caso di adozione. E non sono pochi, non sono pochi questi casi. Contenuto, io qui, ecco, la legge del 54 era 1228, la legge sull'anagrafe, che è quella dalla quale sono partito. Ho voluto raccogliere tre altri articoli di questa legge, un po' per dare ragione di cose che ho già detto. Il sindaco è l'ufficiale del governo, quale ufficiale del governo è l'ufficiale dell'anagrafe, per cui l'anagrafe fa capo al sindaco, che per questa funzione rappresenta direttamente lo Stato, che in base alla Costituzione ha un potere legislativo esclusivo in materia di anagrafe, così come di Stato civile. L'articolo 4, che dice: l'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile dell'esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Allora, il sindaco deve vigilare perché appunto l'anagrafe sia gestita in maniera corretta. In passato, quando queste esperienze di certificazione ancora non c'era stata un'elaborazione anche giuridica su queste disposizioni, i comuni hanno più spesso adottato dei registri, anche lì chiamati in maniera diversa, delle coppie di fatto, delle unioni civili, delle convivenze stabili e via discorrendo, che nei quali registri le coppie dello stesso sesso o di sesso diverso, a volte anche le convivenze anagrafiche ai termini di quello che ho detto prima, potevano iscriversi. E questi registri all'inizio venivano istituiti e conservati presso lo stesso ufficio dell'anagrafe. Sono esperienze nate in Toscana alla fine degli anni Ottanta, sono intervenuti gli organi amministrativi, all'epoca esistevano ancora i Corecom, così che ci sono colleghi lo ricorderanno, poi sono stati eliminati, adesso ci sono soltanto i TAR, il Consiglio di Stato, erano degli organi regionali di controllo amministrativo, i quali si sono pronunciati più volte e su questi registri hanno avuto da dire, nel senso che non hanno negato la legittimità del comune di istituire registri altri rispetto a quelli di anagrafe, di stato civile, per finalità proprie del comune, potrebbero essere le più diverse, però hanno contestato il fatto che questi registri vengano conservati presso l'anagrafe e che quindi vengano tenuti insieme ai registri di anagrafe, perché ai sensi dell'articolo 4 il compito è quello di gestire l'anagrafe, di assicurare il buon andamento dell'anagrafe, ma non si possono creare registri ex novo. In questo senso l'articolo 12 poi dice che la vigilanza sulle anagrafi è esercitata direttamente dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto Nazionale di Statistica, che è quello che poi prepara tutta la modulistica, i software che comuni utilizzano per la migliore gestione dell'anagrafe. Ora, l'esperienza dei registri insieme a quella delle certificazioni è ancora esistente in molti comuni, si è visto però, soprattutto questo da parte detrattori di iniziative anche politiche, se volete, oltre che istituzionali, a favore delle coppie di fatto, anche omosessuali, che in quei registri non sono molte le coppie che si sono iscritte, perché ieri più di oggi l'iscrizione in questi registri finiva per essere veramente simbolica, il registro stesso finiva per avere una funzione simbolica e non effettiva di godimento di diritti, e quindi le coppie non facevano, come dire, lo sforzo di andare ad iscriversi in questo registro quando sono già iscritti nell'anagrafe, per cui veniva, come dire, valorizzata tutta la battaglia politica che si faceva per l'istituzione dei registri, però poi rimanevano là senza che la gente ci si iscrivesse, ci sono iscritti in pochi. Con invece la possibilità di rilasciare i certificati di famiglia anagrafica, che non presuppongono l'onere in capo alle coppie di un'ulteriore iscrizione in un diverso registro che non sia quello dell'anagrafe, dove sono obbligate ad iscriversi perché
lo impone la legge, l'esperienza ha una maggiore, un maggiore riscontro tra le coppie. Esempio che dicevo prima, ma anche semplicemente da parte di coppie che vogliono dotarsi di questo certificato, perché appunto nell'intestazione c'è scritto certificato di famiglia fondata sull'affetto, e dà un senso anche di visibilità sociale, di riconoscimento nel consenso degli associati, nel nucleo ristretto degli amici, dei parenti, piuttosto che della cittadina, del fatto che quella è un'esperienza di tipo familiare. Io sono andato molto di corsa, spero di essere stato chiaro e di non aver fatto confusione. Mi limito adesso a fare degli accenni su due esperienze particolari, quella del Comune di Padova e del Comune di Torino, ma prima ancora fare una ricognizione, come vi avevo anticipato, sulle tipologie di famiglie di fatto e di convivenze che ci possono essere. Ecco, quando noi parliamo di famiglie di fatto, intendiamo includere almeno le prime tre delle fattispecie che ho indicato qui. Cioè una famiglia, scusate, non una famiglia di fatto, famiglia anagrafica, almeno le prime tre di queste fattispecie. La famiglia coniugale, come vi ha visto la definizione dell'articolo 4 del regolamento dello status dell'anagrafe, la famiglia coniugale è una famiglia anagrafica. Le famiglie non coniugali, che ho chiamato eterosessuali, cioè formate da persone di sesso diverso, sono a loro volta famiglie anagrafiche, e all'interno delle famiglie non coniugali si possono creare delle sottospecie, individuare anzi delle sottocategorie, ovvero coppie, un uomo e una donna che convivono, non sono sposati pur potendolo fare, un uomo e una donna che convivono perché non possono sposarsi, perché hanno per esempio alle spalle un precedente matrimonio che non è ancora stato sciolto. E poi abbiamo le famiglie composte da persone dello stesso sesso non coniugate, io ho aggiunto forzosamente o meno, perché anche qui si possono distinguere almeno due gruppi diversi, le coppie dello stesso sesso che se potessero si sposerebbero, e quelle che invece non pensano di sposarsi. E se volete, un terzo sottogruppo che è costituito da quelle coppie dello stesso sesso che sono sposate all'estero e in Italia non possono trascrivere il matrimonio, sono una specie, diciamo, una categoria a sé stante. Parliamo di numeri che vanno molto crescendo, dal 2005 ad oggi, cioè da quando l'esperienza più vicina, quella della Spagna, meglio conosciuta, ha aperto al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Io personalmente ho aiutato più di un migliaio di coppie a sposarsi all'estero, tra la Spagna, il Belgio, la Norvegia, New York e altri stati. Alcuni paesi richiedono che ci sia la residenza, altri non la richiedono, però sempre più coppie dello stesso sesso decidono di sposarsi all'estero. Quale che possa essere il futuro di quella loro unione legale in quel paese una volta che sono tornati in Italia. Invece non rientra la definizione di famiglie, di famiglia anagrafica, l'ultimo gruppo, quelle delle convivenze, che non lo ripeto, ma insomma abbiamo già visto prima per ragioni di cura, assistenza e via discorrendo. Ma perché è necessario fare questa differenziazione o analizzare così nel dettaglio questi gruppi? Ma evidentemente perché ciascuno di questi gruppi pone problematiche diverse, in particolare in questo caso all'ente comunale. Per quanto riguarda le famiglie coniugali non dico nulla, perché lì c'è già la legge che regolamenta tutto con precisione, e quindi in qualche modo quali sono i doveri dei comuni nei confronti delle famiglie, le provvidenze alle quali debbano attendere il loro favore è più o meno risaputo. Per quanto riguarda invece le famiglie non coniugali eterosessuali e quelle omosessuali, qui insomma ci sono più dubbi, perché i comuni evidentemente sulla base della giurisprudenza che ho citato prima per quanto riguarda le coppie omosessuali dovrebbero cercare di riconoscere le stesse provvidenze che riconoscono alle coppie sposate. Diverso è per le coppie non sposate eterosessuali, perché lì, come dire, c'è un fattore di scelta in
molti casi, cioè coppie che proprio scelgono di non sposarsi, per cui la stessa Corte di Cassazione, in una sentenza del 1998, la 166, ha detto di insomma, fare attenzione quando si interviene in materia di famiglia di fatto, eterosessuale, non coniugata, perché occorre rispettare anche il principio della scelta dei soggetti che hanno scelto di non sposarsi pur potendo fare. Problema che non sussiste con le coppie omosessuali, perché comunque non lo possono fare. E in questo senso la giurisprudenza dice una cosa contraria a quello che ha detto prima, cioè cercare di assicurare le stesse provvidenze. Caso ancora diverso è quella delle convivenze anagrafiche, per le quali il comune può approntare provvidenze così come interventi, diritti, così come fa per le famiglie anagrafiche sposate o meno, ma evidentemente su una base diversa, perché è chiaro che le esigenze di due anziani che coabitano per risparmiare sulle bollette, sulle spese di tenuta della casa, dell'affitto, eccetera, hanno esigenze peculiari ma assolutamente diverse rispetto a quelle di una coppia che ha fatto un progetto di vita in comune, sta insieme per affetto, magari anche un progetto di genitorialità e così può valere per tutti gli altri casi dell'assistenza, della solidarietà. Premetto che ci sono paesi dove queste fattispecie sono perfettamente disciplinate dalla legge, per cui non si fa confusione. Il Belgio è uno di questi paesi dove esiste il matrimonio tanto per le coppie eterosessuali quanto per quelle omosessuali. Esiste un istituto intermedio, ma esiste anche il contratto di coabitazione, che è un contratto riservato a tutti coloro che vogliono andare a vivere insieme per farsi compagnia, per risparmiare, eccetera. Poiché lo Stato ne ha comunque un beneficio da quelle convivenze, consente un risparmio fiscale sulle bollette, consente, ha delle regole particolari in termini di successione, con dei diritti anche a favore delle persone che abitano insieme. Per esempio, se una delle queste persone è proprietaria dell'immobile ma muore, le altre persone che ci abitavano conservano per un certo numero di anni il diritto di rimanere là, anche se ci sono degli eredi legittimi e testamentari che avranno ereditato, che erediteranno quel bene. E perché lo Stato ne ha un vantaggio? Perché è chiaro che se due persone anziane vivono insieme, si fanno, cioè non solo risparmio, ma cucinano insieme, se uno sta male l'altro fa assistenza, eccetera, è evidente che il comune, ma anche gli altri enti, forse la provincia, la regione, eccetera, spenderanno di meno, avranno un minor numero di cittadini da assistere per preparare i pranzi, non andranno, come dire, molto spesso in ospedale perché avranno qualcuno che li potrà assistere là per le cose meno urgenti, e i casi sono tanti, però sicuramente lo Stato risparmia, quindi c'è un interesse dello Stato a legiferare in questo senso. In Italia questo purtroppo non si fa perché, devo, come dire, fare la parte di giurista, mantenere un po' quello che è il dato normativo, e perché c'è il timore che si offuschi un po' il significato, il senso, l'importanza della famiglia coniugale. Però è importante ricordare che nel nostro ordinamento il matrimonio è un istituto giuridico e non è un sacramento. È un sacramento per il diritto canonico, che è un altro ordinamento, non è il nostro. Sicuramente pieno rispetto per chi decide di per chi è credente, celebra il matrimonio in chiesa, eccetera, che viene riconosciuto anche dallo Stato italiano, ma per lo Stato italiano il matrimonio è un istituto civile, un istituto giuridico, di diritto civile. Insomma, come tale, il punto non è se c'è un altro istituto o altri istituti che possano fare concorrenza a questo. Si tratta di individuare quegli interventi, anche legislativi, necessari per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Tenete conto anche dei dati che l'Istat diffonde ogni anno, dicendo che i numeri di matrimonio diminuiscono incredibilmente. Tra questi aumentano quelli civili, diminuiscono quelli religiosi, ma
soprattutto aumentano le famiglie di fatto, in cui comprendiamo tutte quelle che abbiamo detto prima. Sono numeri molto molto grandi, ragione per la quale lo Stato non può ignorare chi fa una scelta diversa dal matrimonio. E tanto non può ignorarlo che ha già fatto degli interventi legislativi, perché ora stiamo parlando della famiglia anagrafica, abbiamo fatto gli esempi, però non dimentichiamo che ci sono diverse leggi nelle quali la famiglia di fatto ha un riconoscimento in campo civile e in campo penale. Dopo ve ne mostrerò una legge del 2000, la 54, la quale in materia di permessi retribuiti dal lavoro per assistere il coniuge o un parente ammalato, associa, cioè concede e estende questo beneficio anche per assistere il partner in una esperienza di famiglia di fatto. La provvidenza è più ridotta rispetto a quella che spetta alla, diciamo così, alla coppia sposata, quindi al lavoratore con una coppia coniugata, però sono 3 giorni all'anno, così come i congedi non retribuiti, lì c'è lo stesso trattamento fino a 2 anni nell'intera vita lavorativa per una serie di ragioni che la legge elenca. Ma in materia di amministratore di sostegno, la riforma del 2004 che è nel codice civile, la legge dice che l'amministratore di sostegno deve essere di preferenza il coniuge, il convivente, i parenti, i figli e quant'altro, per cui il coniuge, il convivente è messo subito dopo il coniuge, c'è un riconoscimento anche qui alla famiglia di fatto, ma vi è anche in materia di allontanamento per violenze familiari da casa, anche lì non conta l'esistenza di legame di coniugio. Mi fermo qui, ma ci sono diversi esempi, non sono finiti, ma ci sono. Segno che la legge comunque dei riconoscimenti a queste esperienze di vita familiari li riconosce. Venendo a quei casi, e poi vi taccio per eventuali vostre domande, richieste di approfondimento, nel comune di Padova nel 2006 si decise di seguire la strada del rilascio dei certificati di famiglia anagrafica per ragioni affettive. Io ho seguito questo procedimento all'epoca, e mettendo da parte l'esperienza dei registri che fino a quel momento era stata prevalente in tutti i comuni, diciamo che quella delle certificazioni era un'esperienza cominciata qualche anno prima a Bologna, solo a Bologna il sindaco consentiva il rilascio di certificati di famiglia anagrafica. Il comune di Padova ha fatto lo stesso, ha però seguito uno dei due percorsi possibili. Il primo è quello che il sindaco, poiché è ufficiale di stato civile, di suo può ordinare ufficiale di anagrafe di stato civile, può ordinare all'anagrafe di certificare i dati presenti in quelle schede, gli dice di rilasciare, ordina di rilasciare a chi li richiede i certificati di attestazione di unione affettiva. L'altra strada invece è, vuol dire, più politica, il consiglio comunale che con una sua delibera impegna il comune e la giunta a provvedere affinché questo venga fatto, in particolare noi come il sindaco e la giunta affinché questo venga fatto. Questa era la strada seguita a Padova, perché insomma si voleva vedere che appoggio c'era anche da parte, condivisione c'era da parte del consiglio comunale di questo percorso, posto, ripeto, che il sindaco poteva farlo da solo. E si parla appunto di coabitazione per vincoli affettivi e viene prevista una procedura di iscrizione, entrambi devono essere presenti, devono sottoscrivere la richiesta di iscrizione come famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi. Ora, questo, come dire, un di più che è stato messo, perché normalmente questo non viene richiesto. Un tempo esisteva il capo famiglia, oggi esiste l'intestatario della scheda, che è il soggetto che va a iscrivere il proprio nucleo familiare presso l'anagrafe, può farlo benissimo da solo, eventualmente saranno gli
gli uffici dell'anagrafe a verificare se quella dichiarazione è falsa e la responsabilità penale di chi l'ha fatta. Però in questo caso è stato previsto che la coppia vada a personalmente entrambi vadano a chiedere l'iscrizione come famiglia legata ai nuclei affettivi. E l'attestazione che viene rilasciata è attestazione di iscrizione dell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi. In quel caso si era posto però un problema. Cioè avevamo chiesto all'anagrafe di dirci precisamente quante coppie di fatto ci fossero nel comune di Padova, coppie legate da vincoli affettivi. Il comune ci ha detto è possibile, non ve lo possiamo dire. Non ve lo possiamo dire perché noi fino ad oggi tendenzialmente li abbiamo inseriti tutti all'interno delle convivenze anagrafiche e adesso dovremmo andare a guardare ad una tutte le schede perché il software che avevano a disposizione da parte del Ministero non consentiva neanche una differenziazione tra le famiglie anagrafiche, tra quelle coniugate e quelle legate da vincoli affettivi. Sono famiglie anagrafiche e basta. Per cui ci volevano tante risorse per fare questo calcolo. A pie pari è stato saltato il problema ed è stato inserito il punto 5, il quale fa salve le coppie che già erano iscritte e si dice se qualcuno si è già iscritto ma magari ha dimenticato di farsi iscrivere come famiglia anagrafica che è stata iscritta come convivenza anagrafica, allora entrambi possono venire qua, possono sottoscrivere questa dichiarazione per cui stanno insieme per ragioni affettive e da quel momento noi modificheremo la scheda e li considereremo famiglie anagrafiche. L'esperienza della città di Torino è diversa. È diversa perché questa è una di quelle esperienze che è partita dal basso, ovvero c'è stata una delibera, c'è stata un'iniziativa popolare di delibera portata al comune, il consiglio comunale l'ha approvata il 28 di giugno del 2010. È una delibera più articolata perché, e qui veniamo all'ultimo punto che voglio affrontare, non c'è solo il problema della certificazione, ma c'è poi il problema dei contenuti di diritti da dare a quelle esperienze familiari. Evidentemente i diritti che un comune può riconnettere, può attribuire a queste esperienze familiari, a queste coppie, sono limitati agli ambiti nei quali il comune ha poteri propri, agisce. Alcuni sono delegati da altri enti, dalle regioni, eccetera. Però in quell'ambito che si muove e quindi c'è necessità di fare una ricognizione di quali sono questi ambiti, quali sono le provvidenze, di valutare caso per caso se sono o meno estendibili alle famiglie anagrafiche. Io faccio solo due esempi. Tutti i dipendenti del comune, per esempio, rispetto alla licenza matrimoniale, rispetto alle assenze per assistere il partner, in questo caso c'è già la legge nazionale, oppure in materia di asili comunali, quel che si paga, c'è l'ISEE, però ci sono anche, porto un caso, a Roma una coppia, due papà, hanno avuto due figli, facendo ricorso a tecniche di inseminazione medicalmente assistita negli Stati Uniti, hanno questi due bellissimi bambini e hanno iscritti all'asilo comunale. Però per lo Stato italiano quei bambini sono figli soltanto di uno di quei due uomini, anzi, sono figli uno dell'uno e uno dell'altro. E quando hanno iscritto i bambini all'asilo, sono finiti in testa, in cima, tra gli aventi diritto, senza pagare la renta dovuta per l'iscrizione all'asilo, perché era genitore singolo e aveva il reddito, insomma, che lo faceva scherzare tra i primi in classifica, non dovevano pagare nessuno dei due nulla per l'iscrizione al nido. Però abbiamo fatto un calcolo, mettendo insieme i loro redditi, invece avrebbero dovuto pagare. Allora abbiamo chiesto al Comune di Roma di farci pagare. Il Comune ci ha detto no, non potete pagare, perché la legge dice che un genitore non un altro, ma voi due, per la legge non siete nessuno. Questo è importante per dire che quando parliamo di queste cose non parliamo soltanto di diritti, attenzione,
parliamo anche di doveri, perché il primo dovere è quando si sceglie di stare insieme facendo il progetto di vita in comune, assumendo i oneri reciproci. E allora la città di Torino ha approvato questa delibera, io l'ho saltata, qui c'è soltanto la sintesi, ho scritto qual è l'oggetto, ho eliminato tutte le premesse, però la trovate in internet, se la volete io poi la posso mandare, e ha deliberato di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la proposta di regolamento per il riconoscimento delle unioni civili, il cui testo è allegato alla presente deliberazione. E questo regolamento è quello che adesso vi mostro. Perché, a parte richiamare qual è il fondamento giuridico di questa certificazione, si fa richiamo anche al comma 2, dice: il Comune provvede attraverso singoli atti e disposizioni degli assessorati e degli uffici competenti a tutelare e sostenere le unioni civili. Qui le ha chiamate unioni civili, i nomi poi ogni comune fa mondo a sé, lo cambia, se diventa, guarda altre esperienze, però stiamo parlando di famiglie anagrafiche, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. E poi prova ad individuare quelli che sono gli ambiti di intervento anche comunale, però diciamo che l'individuazione è abbastanza generica, perché l'individuazione precisa quella deve fare effettivamente il comune attraverso i suoi assessorati. Le aree teramatiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono casa, sanità e servizi sociali, giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuole, servizi educativi, diritti e partecipazione. Gli atti dell'amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale. Ora, questo è importante perché è evidente che quando parliamo di intervento a favore di esperienze familiari anche di questo tipo, è chiaro che parliamo di esperienze in genere svantaggiate dal punto di vista sociale o economico, perché normalmente l'intervento dell'ente pubblico è un po' commisurato al reddito delle persone che ne devono beneficiare. Quindi da un lato c'è il riconoscimento del diritto in senso astratto, e dall'altro c'è l'intervento pratico. Qui si è voluto rimarcare il fatto che l'intervento è legato anche a situazioni di bisogno o di svantaggio sociale. Uno di questi è per esempio la casa, l'accesso all'edilizia popolare. Ci sono diverse regioni che hanno deliberato, la Regione Veneto è una di queste, io me lo ricordo, però non so se quella legislazione è cambiata, consentiva l'accesso anche alle coppie non sposate per entrare nella rotatoria per l'assegnazione degli alloggi pubblici. Il rilascio dell'attestazione di famiglia anagrafica che vi ha detto prima, e infine si prevede questa possibilità di ricorrere al difensore civico. Dice: cittadini che ritengono lesi i propri diritti indicati nella presente deliberazione possono rivolgersi al difensore civico, che verifica la sussistenza della violazione del diritto, esercita il suo ruolo di mediatore tra amministrazione e cittadino ed interviene esercitando le sue prerogative. Fanno più o meno in piccolo le funzioni che il giudice ci ha ricordato, il Tribunale Cassazione e anche prima ancora la Corte Costituzionale ci hanno ricordato che possono svolgere quando una coppia, in quel caso persone dello stesso sesso, non ha accesso a un diritto del quale invece dovrebbe o pensa di dover godere. Scusate, sono andato molto di corsa, so comunque di essere stato noioso, mi fermo e scusate per il tempo che ho rubato. Bene. Allora, secondo me diciamo questa presentazione ha chiarito molti punti rispetto a sia quello che c'è in atto in Italia, quello che si può fare, e le differenze appunto fra un riconoscimento sociale e un riconoscimento invece dei diritti dei cittadini. Io vorrei chiedere al sindaco Di Bodo se voglia di fare un piccolo intervento e spiegarci la loro esperienza, cosa è stato attuato nel suo comune e perché ha deciso di attuarlo. Regolini. Sì, grazie. Intanto grazie di avermi invitato. Grazie a lei. Poi io non sono qui per insegnare niente a nessuno, noi abbiamo
Abbiamo scoperto per caso di essere stati i primi in provincia sul Mossica Gruppo di Cadore, che è un comune che ha poco meno di 900 abitanti. È stata avanzata questa proposta dal mio assessore alle politiche sociali, l'abbiamo un po' studiata con il segretario comunale, sono tutte e due persone giovani, aperte, quindi senza pregiudizi, e in quel vuoto che adesso attraversano soprattutto i piccoli comuni, che sono anche accusati di essere degli enti inutili, inefficienti, inefficaci, eccetera, abbiamo visto invece un'opportunità per dare ai nostri cittadini un diritto che altrove è riconosciuto, perché abbiamo visto qui il Comune di Padova, anche noi ci siamo ispirati all'esperienza del Comune di Padova, abbiamo visto anche poi qualcosa del Comune di Vicenza, del Comune di Milano, insomma, adesso senza poi entrare negli aspetti tecnici che poi lei ha illustrato sicuramente molto bene, anzi da cui ho imparato anche che qualche diritto comunque la legge già lo dà attualmente, perché questa è stata anche un'obiezione che abbiamo avuto. Cioè, il Comune riconosce, perché si muove nell'ambito di PR 223 dell'89, non può muoversi al di fuori della legge, un'amministrazione pubblica, si muove nell'ambito della legge, lo riconosce. Anch'io ho portato in Consiglio questa proposta di un atto di indirizzo del Consiglio per avere appunto anche diciamo una forza politica da parte del mio Consiglio, dove non c'è stata nessuna obiezione. E quindi come ufficiale d'Anario ho dato a disposizione agli uffici di accettare queste iscrizioni, oppure di accettare dai cittadini che già convivono la richiesta di essere iscritti come famiglia anagrafica per vincolo affettivo, quindi proprio pari insomma quello che abbiamo visto qui. Il problema è che un piccolo comune non è come il Comune di Torino, dove puoi fare delle politiche di diritti per le famiglie eccetera, perché abbiamo veramente una gestione minimale. Io mi definisco spesso un amministratore di condominio, quindi non è che puoi fare queste politiche per la casa, qualcosa si fa. L'augurio nostro e anche l'invito che faccio ai colleghi amministratori che vedo qui è che se siamo in tanti comuni e tante anche associazioni della società civile a portare avanti questi discorsi, può essere che arriviamo anche a integrare la legislazione nazionale per riconoscere qualche diritto in più ai nostri cittadini. Cioè, noi nel nostro piccolo paesino di montagna appunto abbiamo comunque tante coppie di fatto naturalmente eterosessuali, insomma, che però appunto fino a questo momento non trovavano nessuna cittadinanza, uomo, donna, magari con precedenti matrimoni magari andati male, quindi non vogliono risposarsi proprio per volontà loro, con dei bambini non costituirebbero una famiglia, che fine anagrafico, cioè non ha senso, cioè bisogna dare una cittadinanza a queste situazioni che sono tante, senza nessun pregiudizio, anche l'abbiamo voluto escludere, nessun pregiudizio per le coppie omosessuali, cioè, l'abbiamo fatta anche magari rischiando, ne avevamo parlato un po' in consiglio, rischiando magari di avere qualche contestazione a livello di paese, perché nei piccoli paesi si sa che le mentalità possono essere più chiuse, invece non c'è stata nessuna contestazione, anzi c'è stato qualche apprezzamento da parte dei nostri cittadini che sono residenti all'estero, abbiamo tanti residenti in Olanda e Germania, dove ci hanno addirittura veramente fatto i complimenti su questo. Niente, il prossimo passo dovrebbe essere questo, insomma, cioè capire l'istituto giuridico del matrimonio, l'istituto giuridico, diciamo, di queste convivenze anagrafiche, a che punto dovrebbero essere qualificate. Questa è chiaramente una sfida che spetta al Parlamento. Adesso mi riesco a esprimere con il Presidente della Repubblica. Speriamo che, essendo composto di gente giovane, se durerà questa, insomma, un passo in avanti si possa fare in questa direzione. Ma se mi è consentito, a tal proposito noi come associazione abbiamo preparato tre diverse proposte di legge, una sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, titolata Matrimonio Egualitario, che è una proposta di legge abbastanza articolata, perché non basta dire apriamo il matrimonio delle coppie dello stesso sesso, questo si porta dietro tutta una serie di problematiche. L'apertura in sé, per esempio, consente anche l'accesso all'adozione, però vi è poi da regolarizzare tutte le questioni relative a chi ha avuto figli all'estero facendo ricorso appunto a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, che la legge 40 vieta, quindi si tratta di intervenire anche sulla legge 40, ma si tratta di intervenire anche per esempio in materia di cognomi,
perché essendoci due uomini e due donne, chi prende il cognome dell'altro? È una regola da salvaguardare, questa va eliminata perché comunque è il retaggio patriarcale, quello per cui se la donna doveva aggiungere il cognome del marito al proprio. E quindi l'abbiamo risolta prevedendo che la coppia può scegliere di assumere un cognome della famiglia. E quindi poi abbiamo regolato diversamente la trasmissione del cognome figli, e anche quello è un problema che si pone, la possibilità di trasmettere il nome della famiglia o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine che viene stabilito. E abbiamo poi proposto abbiamo presentato altre due proposte, una per combattere l'omofobia e la transfobia e l'altra in materia di cambiamento di sesso, una legge che già esiste negli 82, la 164, ma che necessita di profondi interventi di adeguamento, diciamo. E queste proposte di legge noi le abbiamo offerte a tutti i gruppi parlamentari e politici di qualsiasi schieramento, chiedendogli come di fare formare un intergruppo, di lavorare insieme per portare avanti l'iter legislativo e trasformarle in delle leggi dello Stato. Al momento quella contro l'omofobia è stata firmata alla Camera, presentata sicuramente da PD e SEL, non so se il Movimento 5 Stelle sia aggregato, e ha raccolto più di 100 firme. Quella sul matrimonio è stata anche presentata sia alla Camera che al Senato, alla Camera dal PD e da SEL, al Senato da SEL e dal Movimento 5 Stelle. Adesso non ho il conteggio dei film, però hanno un bel po' di film. E poi anche quello sul cambiamento di sesso. Quindi siamo anche impegnati su questo fronte. Poi spetterà ai politici, ovviamente, fare la battaglia politica e valutare anche l'efficacia di quei testi, i contenuti e le scuole. Ecco, io appunto come comune mi sono augurato, approvandola noi e diandola agli altri comuni della provincia, dei nostri parlamentari, anche di far sentire questa voce che parte anche dalle amministrazioni locali. Magari per chiudere posso anche fare un invito ai miei colleghi sindaci. Al comune non costa niente, cioè riconosci un diritto ai tuoi cittadini, gli dai, diciamo, una cittadinanza a queste situazioni, ma non costa nulla né in termini finanziari né in termini operativi, perché poi si gestisce tutto all'interno del regionale, perché senza nessun aggravio delle procedure. Quindi è una cosa che a mio avviso sembrerebbe approvata veramente a cuore leggero. Pesare appunto sulle casse del comune. A livello attuativo sembra una cosa abbastanza snella, tant'è che studi ed esperienze possono aiutare il comune a capire come attuare questo tipo di riconoscimento. Vorrei sentire dagli amministratori che sono presenti in sala se vogliono chiedere anche ad Antonio, se hanno particolari questioni da porgli, e se no capire anche la posizione anche rispetto a un discorso sulle priorità che è stato fatto, nel senso parlare di priorità rispetto ad una cosa così veloce da attuare, snella e facile, perché? Mi sento abbastanza rivolto a me perché mi stanno girando, non aspetto a prendere la parola. Allora, buongiorno a tutti, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito, perché il dibattito è interessante, il tema è interessante sicuramente, e credo sia opportuno che di questi temi si parli in occasioni pubbliche e in occasioni di confronto anche con esperti, evidentemente, perché il presupposto di ogni discussione come questa è sempre lo stesso, mi permetto di sottolinearlo. E cioè il fatto che oggi noi ci troviamo a riunirci e discutere per dare una lettura effettiva di quella che è la realtà della società, una lettura che non esiste da parte dell'ordinamento italiano. Questo è il punto di partenza di ognuno, di ciascuno dei dibattiti in cui ci troviamo spesso così, che ci
troviamo spesso ad affrontare. Si chiama ordinamento dello Stato perché dovrebbe mettere ordine, dovrebbe individuare le singole fattispecie della realtà, della vita quotidiana di ogni cittadino collegare a ogni realtà evidentemente l'esercizio dei diritti oppure alcuni doveri, dando quindi un ordine complessivo al nostro Stato. E siamo indietro di decine di anni, mi sembra, dal punto di vista dell'ordinare il nostro Stato, la nostra comunità. E sempre più si sposta verso il basso la necessità di affrontare problematiche che evidentemente sono di ordinamento generale, dovrebbero essere affrontate dall'alto. E questo anche perché noi ci troviamo in una situazione in cui via via alcuni riconoscimenti vengono effettuati, alcuni esempi che faceva prima l'avvocato, alcuni riconoscimenti vengono effettuati pian piano dalla giurisprudenza oppure da alcuni singoli provvedimenti legislativi che non sono organici rispetto a tutto il sistema nostro di norme, per cui di fatto ci troviamo alcuni riconoscimenti a spot e poi non troviamo più niente rispetto a tutto rispetto al complesso delle norme. E quindi si sposta verso il basso evidentemente la necessità di dover prendere tra virgolette provvedimenti cercando di andare in una direzione che sa in tutta questa situazione. Ora, in questo contesto, avendo ascoltato, è stata fatta una carrellata che dà un quadro estremamente ampio di situazioni. Mi permetto di sottolinearne due. Allora, la prima è la lettura, diciamo, della realtà, come dicevo prima, che diventa una urgenza, nel senso che lo Stato non ci arriverà mai, andando di questo passo, a effettuare un inquadramento delle fattispecie e a connettere alla singola fattispecie l'esercizio di alcuni diritti. Allora, quelli che è possibile esercitare, evidentemente dobbiamo connetterli ed è una delle urgenze. Ma la seconda urgenza, su cui invece mi concentro più di tutti, io penso che sia la necessità di individuare alcuni istituti che riconoscano sì situazioni di fatto, ma che non sono riconoscibili dall'ordinamento. Sto mi sto riferendo evidentemente agli omosessuali. Questa è la più grande, secondo me, urgenza e necessità che oggi abbiamo, perché ci troviamo di fronte di fatto a un'esclusione, di fatto della possibilità di esercitare determinati diritti, non perché non si sia optato per un certo tipo di istituto, ma perché semplicemente questa opzione non è consentita dallo Stato. E questo credo che sia la prima riflessione da fare, credo che sia la più urgente, la più importante. Penso che dall'alto debbano calarsi però anche alcune regole, perché per esempio stiamo oggi assistendo a una situazione di estrema confusione, per esempio per quanto riguarda i regimi fiscali. Allora, noi ci troviamo spesso in una situazione di coppie che non si sposano non più per scelta consapevole, ma per scelta tra virgolette fiscalmente più vantaggiosa, perché a seconda di ciò che si vuole raggiungere, in alcuni casi essere sposati è un beneficio, in altri casi invece non è un beneficio. Chi ha figli e ha gli assegni familiari sa benissimo che una coppia sposata ha gli assegni familiari che sono un quarto di quelli di una coppia non sposata. Quindi c'è una grande confusione, secondo me, anche dal punto di vista di che cosa voglia fare lo Stato. Cioè, lo Stato preferisce tra virgolette il matrimonio e a questo riconnette una serie di benefici, perché prima parlavo giustamente di contratti di coabitazione. Contratti di coabitazione per dare benefici in alcuni stati, da noi paradossalmente se hai figli il contratto di coabitazione è stare insieme senza sposarsi e questo ti dà già un beneficio enorme dal punto di vista fiscale. E questa è una grande confusione e questo non riesce a risolvere un comune purtroppo. Questo è un problema che deve essere risolto dall'alto e devono darci delle regole fisse, delle regole certe all'interno delle quali evidentemente i comuni possono muoversi. Ora, a livello di priorità, guardate, le priorità sono sempre connaturate evidentemente al patto che si è fatto con gli elettori. Quando si fa un patto con gli elettori si dice: mi occuperò prioritariamente di questo, questo e questo. E sono abituato a seguire questo tipo di schema perché ho fatto un patto con gli elettori. Detto questo, però, mi permetto di sottolineare che non è che questo escluda la possibilità di intervenire in campi nei quali non si era fatto il patto con gli elettori. Semplicemente ci saranno modalità e tempi differenti, ma si può intervenire. Vorrei sottolineare tre aspetti
che il Comune di Belluno ha affrontato in 8 mesi da quando è arrivato, pur non essendo delle priorità che erano inserite nel programma elettorale. Il primo, il Comune di Belluno, da dicembre del 2012 ha adottato il testamento biologico. Stamattina c'era il convegno per la, diciamo, per la presentazione degli operatori sanitari, ogni sera siete invitati, a proposito c'è la presentazione della popolazione dei registri, del registro presso il Comune di Belluno. È una questione che attiene ai diritti delle persone, al diritto di scegliere, al diritto di autodeterminarsi, alla dignità della persona. Sono temi di incredibile attualità, che erano anche questi importanti, anche questi a costo zero, come può essere questo, come può essere il tema di oggi. Era un tema che non era nel programma elettorale, però è stato affrontato, è stato portato avanti e alla fine è stato portato a casa. Un'altra questione che per esempio non abbiamo affrontato fino adesso è stato, e il Comune di Belluno è stato il primo in Italia ad affrontare il problema della nuova povertà con il riconoscimento dei benefici di tipo sociale ai padri divorziati. Primo Comune in Italia. Anche questo è un tema che è da connettersi alla dignità delle persone, ai diritti delle persone, alle persone che lo Stato, non riconoscendo una situazione di fatto, una lettura di fatto della realtà, escludeva completamente dai benefici sociali, relegandoli alla povertà forzosa anche quando avevano un lavoro. Persone che hanno un lavoro normale prendono 1.200 euro al mese, pagano 300 di alimenti, 600 di mutui per una casa se non hanno più, 200 per le tele, 200 magari, 400 per un appartamento dove vivere loro, e poi vivevano su chiave nella macchina qui sotto Palazzo Rosso. Da ultimo è stato affrontato anche il tema della, che è passato in sordina, ma c'è un motivo corretto per il quale è passato in sordina, è stato affrontato anche il tema della dignità delle persone senza fissa dimora. A Belluno abbiamo, voi sapete che la legge prevede che in assenza di altro si scriva che la persona è residente in via dei senza fissa dimora. Senza fissa dimora. Questo è un... può sembrare insignificante, ma lo è invece, è molto, molto significativo al momento in cui si va a esercitare i propri diritti, perché chi si trova sulla carta d'identità scritta di via senza fissa dimora di fatto si trova in una situazione di svantaggio, perché non tutti riconoscono la persona, la stessa dignità di una persona che invece ha una residenza e un indirizzo normale. È una cosa che sanno pochi, è una cosa molto, se vogliamo, di nicchia, per fortuna, evidentemente molti non sono, oggi non avranno più sulla carta quel numero, ma avranno il nome di una via che è stata creata, una cosa apposta, in modo tale che adesso anche loro risultino persone come tutte le altre, non vengono discriminate solo per il fatto di essere senza fissa dimora, che può essere una scelta, ma nel 99% dei casi purtroppo non è. Detto questo, mi sembra evidente che non ci sia da parte di questa amministrazione una preclusione rispetto all'affrontare i temi dei diritti e il tema dell'attualità e dell'attualizzazione di quelli dell'attività del Comune rispetto alla lettura della realtà dei fatti. Questo è assolutamente certo, richiede i tempi che sono necessari, ma credo che in 8 mesi di alcune cose su questo tema qua ne abbiamo fatte abbastanza, richiede ovviamente un patto tra virgolette con i consiglieri comunali, come è stato nel caso del testamento biologico e delle altre cose che ho detto prima, che richiede ovviamente una discussione, semplicemente perché non abbiamo firmato prima una carta con scritto se domani diventiamo consiglieri comunali e sindaci eccetera lo facciamo subito. Questa è la lettura semplice, pratica, ma è la lettura realistica, è la lettura, è questo il modo con cui si arriva al risultato finale. E alcuni di questi risultati già sono conseguiti. Non può essere letta come una posizione strampalata o incomprensibile il fatto di aver detto che se io ho fatto un patto con gli elettori su alcune cose, io su queste prioritariamente mi devo impegnare. Questo, ripeto, non preclude nessun altro tipo di azione. Un consiglio però, la radicalizzazione delle posizioni su alcuni temi sicuramente rallenta l'operato, questo è certo, ma questo molti lo sanno già perché ne abbiamo parlato anche con molti in questa sala. Quindi la priorità, spero di aver spiegato la gerarchia delle priorità e spero di aver chiarito anche qual è la mia posizione personale e qual è il mio impegno. Grazie. Esporre le proprie posizioni, idee riguardo.
per le presentazioni. Parlo guardando. Buonasera a tutti, io parlo a titolo personale, quindi interessata sicuramente a questi temi, tutti i temi che riguardano la valutazione delle differenze, delle pari opportunità, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di un tema elitario da valutare in settori più stretti, stretti, compartimentati, quello delle coppie di fatto, che può essere visto come un tema chiuso. È un tema ampio, che è quello della valorizzazione delle differenze. E la valorizzazione delle differenze, secondo me, va considerata da più raggio come impegno politico prioritario. È prioritario su tutti i campi. E detto questo, cosa che io per quanto sono? Rappresento l'amministrazione di Feltre e accolgo con piacere l'invito di chi prima di noi ha preceduto con lungimiranza a prendere delle posizioni forti anche attraverso un regolamento di certificazione anagrafica su questi temi. Ritengo anche che i passi che si possono fare devono essere fatti però con, su diversi fronti. Per questo, in questo primo periodo di amministrazione, ci siamo rivolti e affrontati a questo argomento cercando di gestirlo non solo dal punto di vista politico, perché sì è un impegno politico, un impegno sociale, un impegno giuridico, ma un impegno di consapevolezza di ogni cittadino. Per questo è stato interessato su questi temi il Comitato Quadro di Attività, che qui oggi anche rappresentato, e anche i consiglieri comunali, che stanno lavorando e studiando attivamente non solo le proposte giuridiche, perché in realtà sono anch'io l'avvocato. E diciamo, se vogliamo creare gli strumenti giuridici, ne creiamo quanti vogliamo. Ci sono sentito il patto d'amore, il contratto di convivenza, ma non è quello, secondo me non è quella la lettura che bisogna dare, non è un contratto, non è così che si creano diritti. E sono anche estremamente convinta che non sia nemmeno lo Stato che deve attribuirli di forza a questi diritti, perché tutte le battaglie delle pari opportunità nascono dal basso. Tutte le tecniche, tutti gli strumenti e le lotte contro la discriminazione sono nate da movimenti, da realtà, realtà che partivano dal basso. E quindi dicendo, partendo dal basso e ricostruendo a contatto con la realtà, secondo me è giusto che si muova il Comitato per le opportunità in un'ottica di sensibilizzazione, di valorizzazione, di studio, ci sia parallelamente il riconoscimento dal punto di vista giuridico e poi si faccia una marcia avanti anche dal punto di vista del riconoscimento sociale attraverso delle politiche attive di promozione, perché se non si mettono in campo tre azioni di questo tipo i risultati forse potrebbero essere delle armi scontate. Quindi questo è il tipo di impegno, sono convinta che non si costruisca e che debba essere imposto in poco tempo, sono convinta anch'io che sia una sollecitazione importante che dal basso possa essere promossa nei confronti dello Stato. Adesso lo Stato è come su due fronti, da una parte ci sono queste associazioni del basso, sono delle realtà che chiedono affermazione dei diritti, dall'altro ci sono i moniti degli altri Stati che già hanno preso posizione e c'è il monito anche dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo, mi pare adesso non so se mi comporta nella cosa, con una risoluzione ha detto chiaramente nel 94 bisogna eliminare qualsiasi tipo di vincolo giuridico normativo al riconoscimento dei matrimoni anche da parte degli omosessuali. Quindi se anche lo Stato italiano è preso da queste due esigenze contrapposte, dal basso e dall'alto, è allora che io sono convinta che questi movimenti dal basso e dall'alto possano provare delle sollecitazioni positive e dico a valorizzazione e tutela e a promozione e a prevenzione di tutte le discriminazioni. Sindaco Fatto Velomat e il nostro sindaco Jacopo degli interventi. Lascerei delle domande al pubblico. Ah, ecco, abbiamo un intervento anche da Ezio Zess. Sì, salve a tutti, sono Ezio Zess con il Comune Reale. Innanzitutto vi voglio ringraziare per averci dato questa splendida occasione di approfondire un tema così particolare e anche per la sua complessità per quanto riguarda risvolti normativi e legali. Oggi insomma, abbiamo capito molto di più, insomma, grazie innanzitutto agli organizzatori. È un tema che abbiamo cominciato a affrontare in termini di discussione all'interno del nostro gruppo di maggioranza. Io credo che lo stimolo di oggi è sicuramente uno stimolo molto importante. Anticipo che ne abbiamo già parlato, intendiamo coinvolgere anche il sindaco di Vodo in un incontro che
intendiamo allargare al gruppo di maggioranza, ma soprattutto ai cittadini, perché riteniamo che queste discussioni non possono venire solo dentro le stanze chiuse dei municipi. Insomma, è importante che siano parte del processo culturale, e per forza di cose deve vedere anche la partecipazione attiva della cittadinanza. Per cui volevo oggi insomma ringraziarvi per quello che avete fatto e ci impegniamo come comune ad aprire una discussione su questo con tutti quelli che naturalmente ci vogliono stare e che stimoleremo a stare insieme a noi. Grazie. Benissimo, io aprirei le domande al pubblico, se c'è qualcuno che abbiamo il piacere di avere fatto Rotelli, se c'è qualcuno che vuole approfondire qualche tematica, a voi la parola. Io farò una domanda simbolica, uno che quando parte di questo percorso e là dice attenzione a non radicalizzare il tema dei diritti. La mia domanda, perché è interessata a questo percorso, è la di libero parlare è una radicalizzazione o potrebbe essere una formula per poter portare dentro il Consiglio Comunale un procedimento aperto questo tipo di discussione? No, non è, il problema della libera parlare non è, è un non problema, può esserci, non esserci o guarda. Allora, quello che cerco di spiegare io è questo, che nei processi per arrivare al risultato finale ci sono sempre tempi e modi per arrivare all'obiettivo, se si vuole arrivare all'obiettivo, intendiamoci, perché non è questo. Allora, prima ho portato degli esempi, ma non per cercare di fare bene il comune di Belluno che su alcuni temi ha fatto in 8 mesi determinate cose, non è proprio questo. È per spiegare che alcune volte senza il clamore si riesce a eliminare la radicalizzazione di posizioni politiche di alcuni partiti che ci impediscono di arrivare al risultato in tempi brevi, in tempi certi, soprattutto senza sangue. Allora, quello che abbiamo fatto fino adesso è stato esattamente utilizzare questo metodo perché ci ha consentito di conseguire alcuni risultati che altri comuni non sono riusciti a conseguire in alcuni anni. Allora, il mio invito a non radicalizzare deve essere inteso sotto questo profilo. Voglio dire, vedo che su Twitter mi si continua a punzecchiare dicendo a differenza degli altri, non invito a una proposta dal basso, ma dovrei girare la domanda e dire allora la proposta dal basso facciamola tutti insieme anche sui temi che il Comune di Belluno ha già conseguito che dalle altre parti non ci sono, perché questo è il tema del testamento biologico, a meno che non riteniamo che questo non sia un tema di diritti che riguarda i cittadini e su cui invece l'Italia è avanti di decine di anni, in verità è un problema su cui siamo indietro di decine di anni e che stiamo cercando di recuperare e qui abbiamo cercato di farlo. Allora voglio dire, uno può partire dal testamento biologico, uno può partire dalle coppie di fatto, quell'altro può partire dai padri divorziati, partiamo da dove vogliamo, ma credo che stiamo trattando gli stessi temi, perché sono i temi delle letture di fatto della società, dei diritti e della dignità delle persone e del raddoppare continuamente un ordinamento statale che è espressione di un certo tipo di un certo modo di fare politica. Non dico altro perché in questi giorni di battute ne possiamo fare alcune decine. Allora inviterei semplicemente a lavorare tutti insieme per il conseguimento di questi obiettivi senza cercare di individuare per forza le colpe di metterci un mese in più o un mese di meno, oppure senza immaginare il fatto che ci sono anche tante altre battaglie dei diritti che ci devono vedere tutti insieme. Questa è la questione di fondo. Cioè noi se riteniamo che la questione dei diritti, della dignità e il raddoppare l'ordinamento sia una priorità per tutti, cioè ci sono le norme di fatto, c'è il testamento biologico, sono un sacco di altre cose. Allora l'invito è, intanto lavoriamo per esportare anche quello che ha fatto il Comune di Belluno negli altri comuni. Nel frattempo sicuramente tutti cercheremo di fare il possibile intanto per avviare un certo tipo di confronto, sapendo che un certo tipo di pubblicizzazione di un tema
farà uscire fuori le posizioni di partito. Le posizioni di partito a me non è che interessi molto, perché io ho tre liste civiche alle spalle, ma credetemi che nel momento in cui si radicalizzerà il confronto tra posizioni di partito in consiglio comunale, i tempi diverranno enormemente più lunghi, arriveranno 180 modelli differenti rispetto alla soluzione da trovare, arriveranno soprattutto alcune impostazioni di carattere ideologico che a quel punto bloccheranno tutto. Perché quando si andrà a toccare il tema dell'omosessualità in un certo modo oppure in un altro, oppure il riconoscimento giuridico della famiglia anagrafica, oppure un modello diverso, credetemi, io penso che Prodi possa insegnarci tanto, l'ex Presidente del Consiglio e ex quasi Presidente della Repubblica, penso che possa insegnarci tanto come riuscire a cadere sui temi dei diritti civili se affrontati nel modo sbagliato e mettendoli in mano alle, attenzione, non a questioni ideali, mettendo di mano a questioni ideologiche, che è una cosa molto diversa. Questo è il mio messaggio, non so se sono stato chiaro, se riesco a essere chiaro. Il problema poi dopo della deriva popolare o non deriva popolare è abbastanza irrilevante dal punto di vista del procedimento tecnico per arrivare a un certo tipo di posizione. È tutto il resto a monte che è, secondo me, l'unica cosa a cui portare attenzione per arrivare a determinati risultati. Qua dentro molte persone sanno che già si stava lavorando su determinate cose. Ecco perché da un lato, diciamo, mi stupisce un certo tipo di pressione e di punzecchiatura. Poi dopo, se di questo bisogna fare, se questo deve diventare il vessillo sotto cui fare i salvatori della patria contro tutti quelli che non si allineano nell'arco di 10 minuti, e qui allora sì, probabilmente io non ce la faccio a allinearmi in 10 minuti, perché diventa un problema sicuramente, e a quel punto sicuramente quello diventa un vessillo, ma è un terreno di scontro, non è un terreno di dialogo. Questo è il problema. Posso chiedere una cosa? Qual è il metodo che lei ha usato, l'amministrazione ha usato per arrivare in sordina al testamento biologico? Usi quel sistema direttamente per questo problema che oggi si è parlato? È il senso del messaggio che ha dato stasera. Perché io, per esempio, ho un circolo medico di San Andrea, che ho sportello da molti anni, di ascolto da molti anni, con le persone da Torino, perché c'è una reale difficoltà da parte della comunità omosessuale qui a vivere l'entrata di cittadinanza. Io credo che l'esperienza della storia ci insegni che la comunità comincia ad essere visibile quando respira un'aria nuova, un'aria di rispetto e di diritti. Le pratiche di cittadinanza non sono pratiche di contrapposizione, io capisco il gioco politico, io per anni ho dialogato con le amministrazioni, anche le liste che non avevano mai risolto il problema. Però noi stiamo confrontandoci anche con la città, con la società civile, quindi è interessante che anche la società civile intervenga in vita la sua. Io capisco che la politica ha delle problematiche, lei lo evidenzia, veramente io sentendo quello che diceva lei dicevo, parafrasando un titolo di una vecchia trasmissione di Gabriella, Milano Italia, dicevo, per lui Italia. Ma però qui stiamo parlando anche di diritti dei cittadini, che sicuramente hanno bisogno anche di forme di riconoscimento. Lei ha citato dei buoni esempi per tanti cittadini, che io sostengo quelle cose che ha fatto. Però vorrei che anche i cittadini, anche omosessuali in questa città, avessero delle forme di riconoscimento. Iniziamo a parlare del dialogo civile, un momento delle consecchiature e tutte quelle questioni che non conosco. Però sicuramente sarei preoccupato da portare qui a Belluno e sentirmi certi discorsi. Perché dire dobbiamo rispettare tutte le priorità, portiamo i diritti per tutti, sono d'accordo, i climatini facciamo, però nell'agenda gestiamo anche questo tema, perché altrimenti la questione omosessuale a Belluno non emergerà mai. Sono veramente preoccupato da questo tema. Ma mi pare che prima non ho fatto l'intervento. Io ho detto due priorità, una è di carattere generale, che è il riconoscimento di tutte le situazioni di fatto delle falle del nostro paese. E la seconda urgenza di cui ho parlato prima era il riconoscimento proprio per le situazioni degli omosessuali, proprio perché spiegavo che la più grossa falla del nostro sistema, al di là del non riconoscimento, della non lettura della realtà, è il fatto di avere dei cittadini che si trovano in una condizione di non riconoscibilità, di non opzionabilità delle soluzioni. Cioè, una coppia eterosessuale può scegliere l'unione di fatto, il luogo, adesso parlo in modo molto superficiale, ma può scegliere l'unione di fatto o può scegliere il matrimonio, cioè ha la possibilità di optare per uno o per un altro regime che il nostro ordinamento ha previsto, anche se magari può essere ormai
da rivedere, da risistemare, non lo so. La coppia omosessuale non ha questo diritto. Per questo dicevo prima che l'urgenza è sicuramente il riconoscimento di situazioni diverse per le persone omosessuali che oggi non possono parlare. Ma l'ho detto prima, quindi ha detto una cosa che io ho già detto, io ho semplicemente detto che alcune questioni necessitano di alcuni tempi tecnici per fare determinati passaggi che sono necessari per arrivarci costruendo quella unitarietà di intenti da parte della comunità. Il tema del testamento biologico è stato un tema che ha distrutto alcuni comuni. Ci sono delle radicalizzazioni su questo tema che sono mostruose. A Belluno è passato all'unanimità, però è passato all'unanimità perché si è lavorato a lungo per costruire una determinata posizione per riuscire ad arrivare a votarlo all'unanimità. Questo è quello che si deve fare insieme e che io cerco di fare, ovviamente. Poi ripeto, io non sono d'accordo sul fatto che le date di cittadinanza sono per forza delle rotture, proprio perché l'ordinamento oggi non è in grado di leggere qual è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti supera l'ordinamento, e la realtà dei fatti che supera l'ordinamento spesso ci consente anche di fare dei passaggi che non sono di rottura. Il testamento biologico a Belluno non è stato di rottura, anzi, adesso vedremo lunedì se arriva gente, se è interessata all'argomento, può darsi che sia passato perché pochi sono gli interessati all'argomento, ma così non pare, insomma, da quello che sta emergendo adesso. Per cui sono d'accordo con lei, io penso che, se posso dire la mia, la percezione è questa la percezione di una grande diffidenza nei confronti del comune sul fatto che affronti determinati temi e che poi porti in porto. Era per questo che spiegavo che su altre cose è stato fatto, perché se non avessimo fatto su altre cose direi posso comprendere la grande diffidenza e la pregiudizialità. Prego. Scusa, no, chiedo scusa, perché ho visto che c'era l'intero di lingua. Sì, dopo parlare. Richiede, siamo convinti, sicuramente un momento di riflessione, anche perché ne anticipa degli altri, più impegnativi. Quello di oggi è un argomento tutto sommato semplice, l'abbiamo anche si è declinato anche in modo semplice, ed è per questo che forse sulla parte semplice, di poco costo, che incide poco sulle evidenze comunali, noi siamo anche forse frettolosi. Però questo è il secondo incontro, anzi quasi il terzo, ne faremo un altro prima del 17 con l'omofobia. Questo per dire che il nostro percorso è un percorso di condivisione. Di condivisione nella cittadinanza, fuori dal comune nella cittadinanza. Questo non può essere visto come un meccanismo di contrapposizione, e credo che a questo non ti riferissi, ma Sara, sicuramente non è a quello che ti riferì. Noi ci saremo lunedì, perché il testamento biologico ci interessa, fa parte degli stessi argomenti. Non vorremmo sentirci dire però che l'argomento di oggi, per esempio, corre il rischio di essere messo in fondo una lunga fila perché il Consiglio Comunale non è pronto. Allora, noi vogliamo forse, non stimolare il sindaco già pronto, ma stimolare tutti quelli che in Consiglio Comunale pongono difficoltà al sindaco. Mettiamolo in questo modo. E l'idea che oggi siamo qua, in questo gruppo, in questo numero, noi ci auguriamo di essere nel numero doppio la volta successiva, di persone peraltro che stanno facendo insieme a noi un percorso, direi, culturale, sociale, condiviso nel modo più umano e più responsabile possibile. Questo è il nostro metodo. Ce ne possono essere altri. Il metodo ovviamente della politica gestito dal comune è probabilmente un altro, è certamente un altro, richiede altri tempi. Noi crediamo che questo sia non solo di supporto, sia fondamentale che si arrivi poi a che una decisione presa da voi, presa in quella sede, sia una decisione realmente utile ai cittadini. Se no rischia di non esserlo. Se no rischia di non esserlo. Gli amministratori che hanno già
approfondimento sul tema di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, a faccia tramite e anche nel possibile dare una mano. E rispetto a, invece al percorso stesso, vi dico una cosa, sì, è vero, il rischio di ungolare un consiglio comunale e il conseguente dibattito che possa inasprirsi sui temi dei diritti è sicuramente il rischio più grosso che c'è nel primo dibattito pubblico. Dall'altra parte c'è una volontà che si leggeva anche nelle parole di quello che diceva del Centro Brunelli, che comunque l'apertura del dibattito è fondamentale rispetto almeno a questo tema, perché è una duplice funzione, sia di stimolare voi che poi siete il governo del territorio, sia però nelle ricadute semplicemente che ha una chiacchierata come questa nelle orecchie e nei cervelli di chi magari si passa per sbaglio. Si pensi che appuntamento l'altra volta era pieno, non posso dire con certa tranquillità, di ragazzini molto giovani, questo per noi è stato un aspetto fondamentale. Aprire un dibattito pubblico su questa questione qua serve anche a questo. Poi sul rischio che si inasprisca un dibattito di questo tipo, forse sta la maturità di chi è seduto in consiglio comunale, non tanto di chi solleva la domanda, ma chi poi risponde. Faccio anche un discorso sul consiglio comunale per uno. La composizione dello stesso, credo, permetta di poter affrontare temi come questi in maniera più laica, visto che le forze conservatrici di questo territorio sono in stessa minoranza. Dopo, sul conservatorismo o riformismo dei vari soggetti, secondo me, secondo tanti, la verifica va fatta sul campo, ma non è tanto una sfida che stiamo lanciando al comune per vedere chi è meglio sul piano dei diritti. La sfida nostra è di fare un passettino in avanti sul tema dei diritti. Perciò su questa l'idea della delibera non è tanto Massaro lo fai ora oppure noi facciamo la delibera e li ti incastriamo, quanto se la sua giunta e i suoi assessori e il suo assessore competente, che non è qui, non è in questo momento proprio con una scala di priorità in grado di poter farsi lui promotore di questa cosa qui, è più che comprensibile, nessuno si scandalizza di questo. Ma allora forse, per non perdere tempo, perché ogni giorno in più è un giorno senza un riconoscimento sul nostro territorio per queste persone, forse può essere una possibilità, vista la specificità del caso, di aprire un percorso come quello della delibera, che è un discorso di partecipazione, che riguarda il regolamento comunale, perciò di radicale non è nulla. Questo ci tengo a dirlo perché non voglio che sempre il dibattito tra noi e comuni per uno siamo lo scontro sul tema dei diritti, non siamo lo scontro sul tema dei diritti. Segnaliamo quando lei esce sui giornali e dice non è una priorità del comune, diciamo sta a farlo diventare una priorità, ma nel suo discorso oggi si è spiegato molto bene sul concetto di priorità, però diciamo la sfida nostra è anche di cambiare le priorità di chi governa la città, che non è uno scandalo, i patti elettorali ne abbiamo visti migliaia, il governo del territorio poi per fortuna è un'altra cosa. Capitava Frana e via Miani, l'ordine delle sue priorità cambia radicalmente, perché non ha più soldi per fare neanche una settimana d'amore. Allora dico, scherzando, ma l'ordine delle priorità si può cambiare in base anche a quello che esce dal territorio. Se questo dibattito è in grado di uscire dal territorio, comunque gli amministratori, sempre con molta volontà secondo me, hanno quello di saper interpretare, e questo vuole essere un messaggio di possibile lavoro in qualsiasi termine. Per noi conta uno il fatto che se ne parli e in secondo luogo il fatto che poi si riesca a acquisire quello che abbiamo detto nell'allargamento dei diritti, anche minimo, come perfettamente ha già spiegato l'avvocato Rotelli, però è potente, è forte e è un riconoscimento dell'ente più vicino al cittadino che c'è della sua, del suo stato, e per me questo è un problema. Posso solo una cosa su questo, no? non per fare il che abbiamo fatto, che fanno concludere delle fasi che abbiamo avviato su questi temi qui e che quindi non vuole essere preciso, ma è per spiegare che uno non è che possa dire adesso che non ho neanche avviato questa cosa di
tangibile, di pratico, sicuramente è tutto fatto nell'arco di poco, perché non è così, nel senso che prima dobbiamo chiudere alcune questioni, nel frattempo io devo tassativamente fare quello che ho promesso ai cittadini, perché mi sono preso l'impegno di fare determinate cose, quindi sto facendo anche questo in contemporanea, eccetera, eccetera. E solo una cosa, il dibattito ci deve essere anche forte, anche franco, anche rubido se vogliamo, e non mi spaventa minimamente questo, per me va bene, è giusto, cioè io sono abituato a farlo il dibattito, l'ho sempre fatto e mi piace. E su temi come questi si deve riuscire a smuovere la coscienza della gente, a portarla a discutere. Io questo sono, siamo assolutamente sullo stesso piano, o come si può dire, pongo solo la questione, perché poi faccio sempre questi ragionamenti e poi arrivo al pragmatismo più estremo. Dico solo che poi alla fine, per raggiungere l'obiettivo, però bisogna riuscire a non infilarsi all'interno di un trappolone da cui non riusciamo più a uscire. Questa è la mia preoccupazione, cioè è la preoccupazione di chi vorrebbe arrivare da qualche parte e quindi dice attenzione, però, perché poi dopo apriamo la discussione ed è giustissimo, va benissimo, bisogna però poi arrivare all'obiettivo finale. E siccome alcuni meccanismi li conosco, come conosciamo in tanti qua dentro, dico che quando si partono alcuni meccanismi di carattere ideologico all'interno della società, soprattutto da determinati rappresentanti, parlo di partiti, parlo di altre cose, dopo si radicalizza il dibattito al punto tale che finisce che non riusciamo ad arrivare all'obiettivo che ci siamo dati. Tutto qua, ma non mi spaventa il confronto, anzi. Però scusi, sindaco, due cose. Prima cosa, mi fa piacere che in questo intervento lei abbia tolto molto di quella radicalità che prima, perché lei dice aperto di fatto anche il banco, è sincero. Seconda cosa, questa proposta è lei, soprattutto lei, una responsabilità soprattutto sua, perché lei è ufficiale. Quindi io vorrei che anche facesse un po' della sua opinione su questo tema qua e su anche i passi che può fare lei, insomma, la vince di questa posizione di questo tema. Perché il Consiglio sicuramente ha una sua, può supportare, può dare un atto di indirizzo sicuramente, però la prerogativa in base al regolamento dell'anagrafe è anche a lei, insomma, io vorrei anche Eh sì, ma il Consiglio Comunale non può non esprimersi su questa materia, perché il Consiglio Comunale comunque ma a Vicenza non l'ha fatto. Prego? A Vicenza non l'ha fatto. Il sindaco Variale si è assunto la va bene, può darsi, ma io credo che invece il Consiglio Comunale si deve esprimere come le soluzioni tecniche al problema. Io non le conosco se non per sentito dire, perché conosco anch'io il caso di Torino. Il caso di Milano non ne conosco altri, ovviamente, perché non è che ho approfondito questo tema, perché parlavamo di altri temi adesso, quindi abbiamo approfondito altri temi, la soluzione tecnica non la conosco, però è evidente, cioè allora qui bisogna, o riteniamo che la popolazione non debba essere coinvolta e allora il sindaco fa la sua regolamentazione, che infatti sono in segreto e ha chiuso la questione, ma va esattamente all'opposto, quello che mi sta dicendo lei è opposto a quello che mi dice Mattera, oppure viceversa riteniamo che questo sia un tema di cui parliamo tutti, di cui discutiamo tutti, poi ci sono gli interlocutori che dal punto di vista tecnico, amministrativo, operativo devono assumere le loro decisioni, ma riteniamo che sia un tema su cui ci si esprime tutti. Io credo che sia un tema questo sicuramente da Consiglio Comunale e non da semplice propria decisione del sindaco, anche perché, e questo l'ho detto già nell'articolo di stampa, anche perché quando si fa un programma elettorale e si ritiene di volerlo rispettare e stiamo facendo quello che avevamo promesso fino adesso, credo sia importante avere la coerenza dei propri passi. Io mi sono impegnato su queste cose qui. La mia opinione personale, io sono a favore del riconoscimento io sono assolutamente a favore del riconoscimento, ma l'ho anche scritto sul giornale, del trovare formule giuridiche di riconoscimento affinché non ci siano cittadini di serie A o di serie B rispetto a fattispecie che lo Stato si è dimenticato di normare. Questa è la prima questione da affrontare. Sono assolutamente d'accordo su questo tipo di visione. E non è una cosa che dico stasera, lo sanno tutti perché lo dico da sempre, e questa è la mia opinione personale.
Quindi ritengo che si debba fare, si debba avere la correttezza di rispettare quello che si è detto nei programmi elettorali. Questo non impedisce assolutamente di aggiungere cose nel frattempo, ne abbiamo aggiunte una marea nel frattempo anche nel campo dei diritti civili, ribadisco in 8 mesi, perché questo vorrei sottolinearlo. Detto questo, è evidente che su un tema come quello che abbiamo trattato, secondo me il Consiglio Comunale si deve esprimere, perché è un tema della cittadinanza generale, è un tema su cui non mi sono impegnato io facendo un patto con l'elettore, ed è giusto quindi se lo facciamo passa attraverso anche un riconoscimento da parte di chi rappresenta la totalità dei cittadini. Quindi questo è, credo che sia questo il passaggio assolutamente importante. Però se mi chiede un ufficiale di Stato civile, un ufficiale anagrafe, quale modalità operativa, io non lo so dire, nel senso che non è che l'ho studiato adesso, non sono in grado, non esiste una copia dei quartieri, per questo lei potrebbe fare anche, non esiste una copia dei quartieri, vuol dire neanche a portare, lei può farlo, però sicuramente lei adesso anche dice sicuramente c'è un passaggio, lei auspica un passaggio anche consigliare o anche qualcuno, sicuramente mi preoccupava quando prima lei diceva che fosse inquadrare proprio omosessuale in un certo modo di un altro, quello era una cosa passata che un po' mi preoccupava, perché forse ha detto che è urgente perché non c'è nessun riconoscimento, questo lo dicendo. Ma no, lei prima diceva che poi potrebbero porre la questione di un modo, di un altro, quello che lei inquadrava un po' la situazione di quelli che sono certi passaggi che ci conosciamo in questo paese, insomma, poi detto particolarmente così. Però quindi si affronta appunto che anda il dibattito cittadino, si può fare in molte maniere sicuramente. Però voglio dire, la possibilità, la legge c'è già. Si può attuare per le copie che sono presenti, se anche una buona pratica cittadina. Poi soprattutto creare una cultura politica anche attraverso un dibattito cittadino, ovviamente ci sta. Però secondo me le cose possono andare a stare assieme, andare avanti anche in maniera parallela, l'importante è che si vada avanti, sicuramente. Grazie. Grazie. Allora, intanto una cosa secondo me male rispetto all'orientamento sessuale, il tema dell'estinzione del matrimonio, però come ho detto prima è possibile ricostruire nell'ordinamento un diritto di protezione nei confronti delle persone omosessuali che deriva dal divieto di discriminazione che sia nel diritto dell'Unione Europea che nel diritto italiano in diversi ambiti. Ci sono tutta una serie di leggi, io prima ne ho citata soltanto una, ma sono diverse, nelle quali vengono protette le coppie di fatto e quindi anche quelle di fatto omosessuali, e la giurisprudenza sicuramente viene in grande soccorso. Io ho citato per tutte la Corte Costituzionale che proprio appunto in materia di famiglia dice quello è un diritto fondamentale, cioè quello è una stella polare, di là non si torna indietro, per cui non si può discutere molto ecco, sul sì o no rispetto a un certo intervento. Poi sarà materia del legislatore la discussione sull'apertura del matrimonio, sull'estensione del matrimonio, ma altri interventi si possono fare, sia quelli gratuiti, su questo bisogna essere chiari, ovvero il rilascio del certificato, e correttamente veniva detto prima, il certificato domani può arrivare una coppia e glielo chiede e la mette in difficoltà, adesso parlo a tutti gli amministratori, perché l'articolo 33 del regolamento anagrafico dice che il cittadino può chiedere che venga certificato qualunque dato che sia in quella scheda anagrafica, tranne appunto i dati relativi all'attività professionale e ai titoli di studio. E quindi potrebbero chiedere la certificazione di essere famiglia anagrafica legata a vincoli affettivi, non stanno chiedendo qualcosa di più, è scritto nell'articolo 4, famiglia anagrafica, vincoli affettivi, e lì lei si troverebbe nella condizione, l'amministratore si troverebbe nella condizione di non poter rifiutare, se lo facesse passibile di un ricorso agli organi giudiziari e amministrativi. Detto questo, è importante che se ne parli, che ci sia condivisione, non perché i cittadini del
devono accettare che esistono anche i diritti di queste altre persone, ma perché il grosso problema è la non conoscenza, l'ignoranza, non si sa e quindi si crede che non ci siano certi diritti. Cioè, evidente che, faccio un esempio ovviamente per assurdo, che se qualcuno avesse in mente che la schiavitù è qualcosa di legittimo, tanti lo credessero, non è che reintroduciamo la schiavitù, cioè vuol dire la dignità e i diritti fondamentali della persona sono fatto acquisito. Cioè, oggi rispetto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, negli Stati Uniti esiste un procedimento, due procedimenti pendenti davanti alla Corte Suprema Federale, uno dei quali riguarda proprio questo tema, ovvero possono con referendum i cittadini di uno Stato introdurre in Costituzione la definizione di matrimonio come unione tra un uomo e una donna, vietando quindi espressamente alle coppie dello stesso sesso di sposarsi? Ci sono stati 5 tribunali, dalle corti minori dello Stato della California fino alle corti d'appello federali, che fino ad oggi hanno detto no, non si può fare, perché esistono delle minoranze. Quelle minoranze politicamente rimarranno sempre tali, per cui è impossibile, non è ammissibile, ovviamente nel rispetto alla Costituzione statunitense, ma lo sarebbe anche nel rispetto alla Costituzione italiana, ritenere che la maggioranza può opprimere una minoranza negandole un diritto fondamentale. Ecco perché ho insistito molto nel dire il matrimonio è riconosciuto come un diritto fondamentale e non si può impedirne l'accesso a caso di un fattore ascritto dalla persona che è un orientamento sessuale. Come dire, non si può obbligare una persona a non scegliere il soggetto, la persona altra che vuole sposare. Cioè, questa è una grande conquista anche della modernità in ambito giuridico e del diritto di famiglia. Ovvero che ciascuno si sceglie la persona che vuole sposarsi, non è il padre che sceglie per la figlia il marito. E allo stesso modo non può essere lo Stato che impone a una persona omosessuale, se lo vuole, di sposare una persona del sesso opposto. Per cui, ecco, di qua non si può tornare indietro, questo non lo si può, non si deve spiegare. E questo è ciò che si può fare con un oneroso. Poi ovviamente c'è anche tutta la partita onerosa, che è quella degli interventi che il Comune può mettere in atto per supportare soprattutto le situazioni di disagio, come in maniera egregia il Comune di Belluno ha fatto per i padri separati, il testamento biologico detto non ha spese. E, ecco, quello è un discorso diverso, no? Bisogna prima fare una ricognizione, capire negli ambiti che abbiamo indicato prima quali sono i possibili interventi, che costi potrebbero avere, quali sono i supporti legislativi, i riferimenti legislativi, anche i principi espressi anche dalle sentenze che possono servire per fare un intervento di questo tipo. Ecco, su questo probabilmente la discussione può essere prolungata, però sul certificato in sé o sulla impostazione, quello è un diritto fondamentale, non si tocca e non si può più assolutamente tornare indietro. Mi piace l'idea che era stata espressa rispetto alle battaglie che devono essere condotte dal basso per il riconoscimento, in questo caso, dei diritti di una minoranza come quella omosessuale, però anche qui vale quel tema, ci sono delle cose su cui possiamo discutere, su delle altre in cui dobbiamo soltanto convincere gli altri concittadini che le cose stanno così, ma non possiamo fermarci se poi arrivano delle non condivisioni, perché lì poi sono delle posizioni ideologiche che fanno andare avanti da nessuna parte. In realtà non si raggiungerà mai, magari, su tutto, quindi bisogna anche sapere andare avanti lo stesso. Sì, anche sì, bisogna dare la sensibilità su quelli che sono i diritti fondamentali. Non ho altro da dire, io sono contento di essere stato qui e di aver potuto con voi discutere di questi temi, sono contento dell'approvazione del registro del testamento biologico, tra i miei tanti interessi c'è anche questo. Diversi anni fa uno dei primi registri a Roma ha avuto il piacere di poterlo scrivere, poi c'è stato un grande dibattito, è stato approvato, quindi sono contento che anche a Belluno sia fatto. Poi uno dei miei maestri, Stefano Lodotà, che è anche presidente del comitato scientifico della nostra associazione, che io ancora spero possa diventare presidente del comitato. No, ha fatto la bellezza.
va bene, è brutte notizie. Vi ringrazio.